Realme 12 Pro Plus è l'unico smartphone di fascia media attualmente in commercio ad essere dotato di uno zoom periscopico, caratteristica che lo rende estremamente interessante per chi desidera un comparto fotografico molto versatile e di buona qualità, senza spendere cifre esorbitanti. Ma prima di raccontarvi come si è comportato questo dispositivo nei giorni di test, vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale. Operazioni che a voi non costano nulla, ma che a me danno davvero un grandissimo aiuto. La back cover di Realme 12 Pro Plus è davvero particolare dal punto di vista estetico ed è proprio per questo che ad alcuni piace e ad altri no. Personalmente apprezzo questo design così riconoscibile e che si distingue da tutti gli altri, così come mi piace l'accostamento dei colori e l'utilizzo delle copelle al posto del solito vetro o della plastica. E copelle che oltre a conferirgli un aspetto diverso da quello dei suoi competitor, offre anche un ottimo grip. Il frame laterale è in plastica e grazie alle sue sfondature riesce a non interrompere la continuità tra parte posteriore e anteriore, anch'essa curva sia per quanto riguarda il vetro che per il display sottostante. Curvature che rendono Realme 12 Pro Plus un prodotto davvero ergonomico. Ottima ergonomia resa possibile anche dalla larghezza abbastanza contenuta e dal peso inferiore ai 200 grammi. Per concludere il discorso sul design ed ergonomia, vi segnalo la presenza della certificazione IP65 e aggiungo che guardando questo dispositivo sembra davvero un prodotto di fascia alta, tradito solo dal touch and feel della plastica laterale, che d'altro canto ne contiene il peso e contribuisce appunto a renderlo molto comodo da maneggiare. Realme 12 Pro Plus è dotato di un pannello AMOLED Full HD Plus 120 Hz davvero a filo con il vetro, quindi estremamente nitido, caratteristica che personalmente apprezzo tantissimo e che rende l'esperienza visiva molto simile a quella di prodotti più costosi, rispetto a molti dei quali può vantare anche una frequenza di PWM dimming di 2160 Hz, utile a non affaticare la vista nelle ore più buie. Peccato invece per il picco di luminosità di 950 nits. Anche se sotto luce diretta del sole si legge comunque abbastanza bene, grazie all'ottimo processo di laminazione. Il sensore di impronte ottico funziona sempre molto bene, come da tradizione Realme. A bordo di Realme 12 Pro Plus troviamo un sistema on chip Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2, coadiuvato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione, che nel taglio da 512 GB in mio possesso fa registrare risultati da memoria di tipo UFS 3.1. Lo Snapdragon 7S Gen 2 non è uno dei sistemi on chip più performanti della fascia media, ma come abbiamo già visto sul Redmi Note 13 Pro 5G, sebbene ottimizzato, si comporta assolutamente benissimo. Comportamento davvero buono che ho ritrovato anche su questo Realme 12 Pro Plus, che offre una buonissima reattività generale, buona velocità nei caricamenti delle applicazioni e animazioni molto curate. Tanto per darvi dei metri di paragone, vi dico che non è reattivo quanto un Poco F5 o uno Xiaomi 13T, ma va comunque benissimo per l'utilizzo che ne fa la quasi totalità delle persone. E in più, cosa non scontata, recepisce i tocchi nel launcher di sistema anche quando sono ancora in corso delle animazioni. Realme 12 Pro Plus permette di giocare con buona soddisfazione a tutti i titoli presenti sul Play Store. Supporta anche giochi più pesanti con un buon dettaglio grafico, seppure di tanto in tanto si possa osservare qualche piccolo calo di frame, ma davvero nulla di che. In poche parole, non è il medio di gamma ideale per giocare, ma se la cava bene anche in questo ambito.
Realme 12 Pro Plus è dotato di un sensore fotografico principale da 1 su 1.56 pollici e 50 megapixel di risoluzione, abbinato alla stabilizzazione ottica e un'apertura del diaframma pari ad f1.8. Altro protagonista è il sensore da 64 megapixel da mezzo pollice, abbinato all'ottica periscopica 3x stabilizzata e con un'apertura del diaframma f2.8. Completano la dotazione una modesta fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel. I Realme del passato realizzavano scatti dai colori davvero vivaci. Su questo modello, invece, noto con piacere che hanno optato per una riproduzione dei colori decisamente più naturale e che apprezzo particolarmente, insieme al buon dettaglio e l'equilibrio generale di questi scatti. Ma la vera killer feature di questo dispositivo è lo zoom periscopico 3x, che realizza ottimi scatti anche ad un livello di ingrandimento 6x. Ottica periscopica che offre un punto di vista e un linguaggio che manca su tutti gli altri prodotti della fascia media e che ha reso quindi questo Realme il mio medio di gamma preferito in ambito fotografico. Perché scatti come questi, con un A55, un Note 13 Pro Plus o una FinFone 2A, vi assicuro che non li potete fare. O meglio, si possono fare, ma con uno zoom digitale che non può minimamente competere con quell'ottico di Realme 12 Pro Plus. Davvero sorprendenti anche i ritratti, specie quelli dell'ottica 3x. Buone anche le foto notturne, le macro e gli scatti in condizioni di luce medio-basse. Voglio invece provare meglio in altre condizioni di luce la fotocamera frontale, mentre è sufficiente la qualità degli scatti ultragrandangolari, che sono anche migliori di quanto mi aspettassi, considerando il sensore davvero modesto. Segno che Realme ha lavorato davvero bene con l'elaborazione delle immagini. I video in 4K 30 fps sono qualitativamente molto buoni, ma peccano di stabilizzazione. Quindi, a meno di non stare fermi sul posto, vi consiglio di girare in Full HD 30 fps, che è anche l'unico formato che permette lo switch tra le ottiche posteriori e riprese in corso. Filmati in Full HD che non sono del tutto esenti da difetti, ma che tutto sommato, grazie alla versatilità offerta dallo zoom, mi hanno soddisfatto per quello che è un prodotto di fascia media. Anche se non vi nascondo qualche rimpianto per un sistema on chip più potente, che avrebbe permesso di fare tutto ciò anche nelle riprese 4K. Arrivati a questo punto, se volete farvi un'idea più precisa riguardo alla qualità fotografica di Realme 12 Pro Plus, vi invito a dare un'occhiata agli scatti non compressi che ho appena pubblicato su Telegram, piattaforma di messaggistica che sfrutto anche per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo della tecnologia. E attenzione che non pubblico decine e decine di offerte al giorno come altri canali. Dunque iscrivetevi e tenete attive le notifiche, perché quando vi segnalo qualcosa si tratta sempre di sconti interessanti. Realme 12 Pro Plus è dotato di una batteria dalla capacità di 5000 mAh, che unitamente al sistema on chip Parcone Consumi garantisce un'autonomia eccellente. Tant'è che mi ha permesso di coprire spesso 2 giorni con una carica con circa 7 ore di schermo attivo, anche giocando per quasi un'oretta, o addirittura anche usandolo più intensamente all'aperto con molte telefonate, navigatore e tante foto. Sono arrivato a fine giornata con il 50% di batteria residua e 3 ore e 40 minuti di schermo attivo. Dunque, batteria pienamente promossa e che può contare anche sulla carica 67 W per uno 0,50% in circa 19 minuti. Caricatore da 67 W, che tra l'altro è incluso in confezione, insieme anche ad una pratica cover. La versione di Android è la 14, con patch di sicurezza di marzo e precedentemente di febbraio. Dunque bene per quanto riguarda la frequenza degli aggiornamenti, che sembra rimasta buona rispetto a quanto ho potuto monitorare quando avevo un paio di Realme in famiglia. Magari confermate o smentite quanto detto nei commenti se avete dei prodotti Realme con non più di 2-3 anni. Sempre riguardo gli aggiornamenti, dovrebbero essere garantiti 2 major update e 3 anni di patch di sicurezza. Non il massimo per gli standard odierni, ma se almeno le patch verranno rilasciate con buona frequenza, mi reputerei soddisfatto. Parlando invece di interfaccia, siamo di fronte alla solita personalizzazione dei prodotti Oppo, Realme e OnePlus. Qui
Quindi se volete approfondire personalizzazione e funzioni di questa interfaccia ben fornita, vi rimando al video approfondimento che ho realizzato qualche tempo fa e dal quale non è cambiato quasi nulla. Nessun problema da segnalare in merito alla ricezione del segnale telefonico, del wifi e del GPS. Davvero ottimo il feedback aptico, forse il migliore provato ultimamente sulla fascia media. È ottimo anche l'audio in capsula e l'audio in fase di riproduzione dei contenuti multimediali tramite gli speaker stereo. Davvero alto e abbastanza corposo. Riguardo connettività e sensori, manca solo il supporto alle SIM elettroniche. Per il resto non ci sono assenti rilevanti e vi farà piacere sapere che su questo dispositivo è presente un classico sensore di prossimità fisico. Realme 12 Pro Plus va spesso in sconto a 399 € su Amazon nel taglio da 256 GB. Tuttavia, su alcuni siti di e-commerce che ritengo affidabili, lo trovate a circa 400 € anche nel taglio da 512 GB. Come è normale che sia, non siamo di fronte al medio di gamma perfetto. Nessuno lo è, però per le cifre proposte in rete lo ritengo un'alternativa estremamente interessante per chi vuole uno dei comparti fotografici più versatili e qualitativi della fascia media. Unitamente ad un design ricercato, eccellente autonomia, carica rapida, tanta memoria, ottime doti multimediali, buone prestazioni e nessun difetto particolare. In poche parole, è un prodotto davvero equilibrato e con una caratteristica, ovvero lo zoom periscopico, che lo rende unico nella fascia media. Avesse avuto anche un sistema chip più potente, uno schermo più luminoso e un supporto software garantito più esteso, avrebbe sbaragliato la concorrenza. Ma ahimè, credo che non ci faranno mai il telefono perfetto. Ok ragazzi, arrivati a questo punto, spero che abbiate apprezzato la mia recensione di Realme 12 Pro Plus. E vi ricordo come sempre che in descrizione vi lascio il link per acquistare il protagonista del video odierno e supportare al contempo il canale. Vi chiedo di commentare il video con la vostra opinione su questo prodotto a marchio Realme, oppure non esitate a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.